Mamma, che impresa, ragazzi, che impresa della Roma, che impresa della Roma. Non l'avrei mai detto. Allora, io quando sono stati fatti prima i sorteggi, dissi che la Roma è una squadra che paradossalmente la Coppa la può vincere, perché è capace di perdere col Bate Borisov, per esempio, ma batterti le grandi squadre. Quindi è una squadra che in queste brevi competizioni, alla fine, i turni li può passare. Però dopo il 4-1 dell'andata, sinceramente, credo che chiunque avesse pensato che la Roma fosse fuori. E invece la Roma vince 3-0 all'Olimpico, annienta il Barcellona, come fece la Juve l'anno scorso. Solo che l'anno scorso il Barcellona sottovalutò quella partita per via di quel 6-1 fatto col Paris Saint-Germain. Quest'anno hanno fatto lo stesso errore che fece il Paris Saint-Germain contro di loro l'anno scorso. Hanno sottovalutato l'evento in una maniera incredibile. La Roma è arrivata con il coltello fra i denti. E rimanda dietro tutto il fango che è stato tirato sul calcio italiano in questo anno, in queste 2 settimane. La Juve ha perso con Real Madrid, secondo me, con un risultato immeritato, una partita che sarebbe dovuta finire in pareggio, una partita che Real vince perché ha Ronaldo e la Juve non ce l'ha, punto, perché che dire, Bentancur avevano sovrastato il centrocampo del Real. E quindi, insomma, direi che alla fine la Juve ha pagato eccessivamente il risultato. La Roma è uscita dal Camp Nou con 4 pere, ma si vedeva che non erano meritate. Insomma, si vedeva che il Barcellona, onestamente, non mi aveva dato quell'impressione così bella. È stato molto aiutato anche dall'arbitro. La Roma non gli hanno dato 2 rigori. Sono convinto che se la Roma gli avessero dato il rigore di Dzeko pronti via, si stava parlando già di allora di un'altra partita. Così come sono convinto che alla Juve, se avessero dato il rigore di Chiellini per il fallo di mano che c'era, non mi ricordo chi era lì il difensore, se era Casemiro o addirittura Ramos, lì la partita può cambiare, no? Ecco. Comunque bisogna fare i complimenti alla Roma che ci ha creduto, ha avuto la voglia di levarsela, la voglia di farcela e adesso sono avanti, sono in semifinale. Io continuo a dire che il Real Madrid, nonostante sia indietro in campionato, sia molto più forte del Barcellona, molto più forte di questo Barcellona. Questo Barcellona secondo me è una squadra da rifondare, anche se ha vinto la Liga praticamente, ma l'ha vinta in un momento dove il Real Madrid ha dovuto gestire alcuni giocatori. Detto questo, però, attenzione perché questa Roma può dar fastidio a chiunque. Cioè, io credo che Real Madrid la rivinca ancora la Coppa, però questo non vuol dire che la Roma non ci debba provare. Ha dimostrato che provando ci può mettere in difficoltà chiunque. Come ha detto, come ci deve provare la Juve domani sera? Deve provarci senza paura e cercare di portare a casa una buona partita. Chiaramente io non credo nell'impresa 2 volte, anche perché non è Real Madrid, non è Barcellona. E la Juve sicuramente ha forse più qualità della Roma, ma ripeto, è capitata nella contro la squadra peggiore. E l'altra in serata, tra l'altro, c'è anche da dire che il Manchester City è uscito con il Liverpool, quindi anche il Liverpool non è proprio da sottovalutare, perché è una squadra che ha esperienza europea, la caratura ce l'ha, è una squadra che io eviterei, no? Sempre, cioè la terrei, stai là, anche perché il Bernabeu fa paura. Camp Nou fa paura, ma vi assicuro che Anfield pieno fa molta più paura. Ecco, magari un Liverpool, io credo che a questo punto le semifinali saranno Real Madrid, Bayern, Liverpool e Roma. Per la Roma, ecco, chiaramente direi Liverpool, perché tra le quattro sceglierei Liverpool, ma non lo sottovaluterei. Attenzione al Bayern, secondo me è battibile il Bayern, non è così forte come vogliono far credere, è una squadra secondo me che è affrontabile tranquillamente, è Reale da evitare assolutamente perché il Reale credo che sia la squadra più forte che io mi ricordi, ecco tutto qua, e vedremo, ce le vedremo delle be belle. La Roma ha sorpreso tutti con questo risultato, sono contento anche per il calcio italiano perché questo risultato spedisce al mittente tutto il fango tirato sulla Juve, ma voi vincete che non c'è nessuno. La Roma spara una semifinale di Coppa Campioni che è il miglior risultato di una squadra italiana che non sia la Juventus dal 2006, così in faccia a tutti quelli che dicevano che il calcio italiano, la Juve vinceva perché non c'era nessuno, proprio così, pam, pam, proprio ce l'avete in faccia, la Juve vince perché è forte. La Roma ha vinto perché è forte e ora la Juve probabilmente uscirà dalla Coppa dei Campioni e penserà solo al campionato, merito del Real Madrid. La Roma invece farà le semifinali. Io ripeto, domani sera vediamo come va la partita. Chiaramente mi metterei la firma per finire il 90esimo come è finita la Roma 3-0 e poi giocarmi le supplementari. Però sai, è molto difficile perché il Real Madrid è di un'altra caratura, secondo me, rispetto al Barcellona.
che ha tanti punti deboli, non sembra, ma la difesa secondo me fa molta acqua e il centrocampo Iniesta non è più l'Iniesta di una volta, a differenza magari di un Real che è forte anche in quei reparti lì. Ecco. Quindi vediamo domani sera, intanto ricorda, complimenti alla Roma, complimenti al calcio italiano che finalmente può esultare ancora e niente, adesso vediamo la Juve e vediamo la Lazio giovedì per cercare insomma. Il sogno sarebbe di trovare una Juve-Roma in finale e una Lazio in finale di Coppa UEFA, ma è molto difficile, staremo a vedere insomma comunque. Io vi saluto e vi do appuntamento con i prossimi video. Ciao!